Amiche, ed eccoci qua, siamo alla mostra d'oltremare all'interno del padiglione della creatività, arte siriana, decoupage, miniature, coloreria, c'è un po' di tutto, veramente qualcosa di talmente antico che nuovo. Quindi seguite il servizio, perché le telecamere di Synapse News e di Napoli News Magazine questa sera vi mostrano delle cose sensazionali. Luisa De Santi, croce e doll, più doll che croce, perché lei fa un punto croce ma fa anche altre, sì, veramente altre creatività bellissime. Che sta facendo in questo momento, Luisa? Sto facendo un dischetto all'uncinetto a punto basso che poi ricamerò. Carinissimo. Sono piccoli lavori che io propongo alle signore per il Natale. Ma anche un po' dimenticati? Sì, sì, dimenticati, ma adesso stanno tornando tanto tanto di moda, per fortuna. I giovani? Apprezzano, le ragazze apprezzano, ho visto tantissime bambine che si sono fermate. Luisa, sei di? Trieste. Trieste, città gemellata con Napoli per il golfo, eh? Sì, è molto simile, anche la gente è fantastica. Quindi anche i maschietti si affacciano all'arte sartoriale? Ma certo, perché no? Lui cosa sta facendo in questo momento? Sta trapuntando. Sono molti ragazzi che fanno questo lavoro? Non molti, però ci sono. Ma è una bella cosa, perché sembra che i giovani abbiano abbandonato un po' la manualità, invece è veramente una cosa molto interessante. Ma certo. Allora, siamo finalmente con due docenti che ci spiegheranno quanti giovani si affacciano a questa antica arte della sartoria. Ho visto che ci sono anche dei maschietti e questa è veramente una bella cosa. Ci dici chi sei? Allora, io sono la professoressa Tella del liceo artistico Boccioni. Qui con me c'è la professoressa Del Grande. Noi siamo insegnanti di progettazione e laboratorio design di moda. Quindi bene o male siamo esperte. È la più bella che sto facendo. È la nostra materia. Quindi... Yeah. Quindi praticamente siamo qua che con i nostri ragazzi, che abbiamo il nostro padiglione dall'altra parte. Non so se siete venuti al padiglione, già l'avete visto, quello del liceo artistico? Sì, mi sta intervistando. No, ok, va bene. E comunque, insomma, abbiamo questo liceo che sta qui all'interno della mostra d'oltremare. Si studiano tutte le discipline di design, tra cui moda, grafica, metalli, eccetera eccetera, e siamo qui con i nostri ragazzi e stiamo vedendo tutte queste fantastiche macchine da cucire per farli approcciare a quelle che è una realtà artigianale, che poi è quella che vanno a studiare nella progettazione del design di moda. Stiamo continuando il nostro giro di interviste, siamo allo stand Rocco Barbato, macchine per cucire, ma ci siamo incantati davanti a questo gioiello della tecnologia, Rocco. Sì, salve, innanzitutto buonasera, siamo Barbato Macchine per Cucire, una ditta appunto che si occupa di ricamatrici, siamo rivenditori autorizzati della Brother e sì, sono 2 anni che è uscito questo prodotto, ci sta dando innumerevoli soddisfazioni, una ricamatrice che può ricamare su tutto, quindi qualsiasi capo d'abbigliamento, qualsiasi borsa, qualsiasi felpa, noi la possiamo ricamare e personalizzare, sta andando tanto la personalizzazione e con questa macchina, ecco, viene... Il disegno si programma? Sì, perfetto. Noi scarichiamo un'immagine da internet o quantomeno la creiamo noi tramite il programma che spesso viene dato in dotazione vicino alla macchina, e dal programma noi ci creiamo la nostra immagine, viene convertita in file da ricamo, con la pennetta la inseriamo nella macchina e la macchina poi è un computer, quindi farà quello che in pratica noi gli abbiamo dato come impostazioni dal computer, e così facendo abbiamo libero arbitrio e possiamo fare ciò che vogliamo. Veramente gioiello della tecnologia. In barba a tutta la storia delle sarte, delle sartine, è veramente una cosa molto bella. Ti ringrazio, Rocco, in bocca al lupo per il tuo lavoro, grazie. Grazie mille a voi. Ciao. Buonasera amici e amiche, ed eccoci qua con Maria Sibilia, una nostra vecchia conoscenza, vecchia non perché lei sia vecchia, ma è vecchia perché ci conosciamo da un po' di tempo. Siamo al suo stand che è bellissimo, coloreria potrei dire, associazione appassionatamente, un'associazione... Appassionante, io e appassionatamente appassionante, quindi Mary, proprio un flash. Allora, l'associazione è un'associazione culturale senza scopo di lucro, si interessa di arte così come dice l'ultimo pezzo del nome, in prevalenza però io mi interesso di corsi di pastello, pittura a pastello, che promuovo continuamente proprio all'interno dell'associazione. Però con l'associazione organizzo anche altri corsi di acquerello, di olio. E noi ci siamo incontrati proprio in occasione di una tua esibizione. Sì, alla mostra La Cittadella delle Arti.
Allora, arte, creatività, opere sartoriali meravigliose, anche Uncinetto, Punto Croce, abbiamo visto colori, abbiamo visto tantissime cose. Noi chiudiamo su queste bellissime immagini il nostro servizio qui dalla Mostra d'Oltremare nel bellissimo, spettacolare padiglione della creatività. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano, alla camera Massimo Pascilio. Buonasera amici e amiche.